interessante, perché è curioso il fatto che abbiano fatto il referendum sul taglio dei parlamentari e abbiano riservato la decisione sulla legge elettorale e la modifica dei regolamenti parlamentari successivamente, non sottoponendo tutto questo pacchetto di roba ai cittadini. E ora bisogna vedere se effettivamente ce l'hanno questo accordo, che sarà sicuramente osteggiato dal centrodestra, che è unito più che mai, ma bisogna vedere quanto sia saldo questo accordo che hanno sulla questione. Quindi questo è un po' il quadro, io vi dico la mia. Secondo me una modifica della legge elettorale, una modifica dei regolamenti parlamentari, perché no, anche una questione di limare il numero dei parlamentari, poteva essere una questione prospettabile, ma secondo me non così. Nel senso che un taglio così nasce dalla sfiducia nei confronti della classe politica. Sono troppi, vanno tagliati, prendono troppo, via, via, via. È come se i politici avessero fatto campagna contro se stessi. E il Partito Democratico è assurdo, è favorevole al taglio dei parlamentari per questioni politiche, perché di base il Partito Democratico non era mica favorevole al taglio dei parlamentari. Ed è molto interessante che adesso il centrosinistra è contento per un taglio alla democrazia rappresentativa. E durante il lockdown il centrodestra invitava il presidente Conte a riferire al Parlamento nel nome della sovranità popolare riguardo alle questioni del coronavirus. C'è un po' come se la destra fosse diventata la sinistra e la sinistra fosse diventata la destra. Cioè ormai non lo so che cosa sta succedendo all'interno della politica italiana. Fatto sta che io credo che un taglio del genere sia una sforbiciata un pochettino così, quindi credo che sia necessario modificare, ma questo nasce mettendo in questo caso specifico con questo referendum, mettendo i cittadini di fronte alla scelta, dicendo: li volete modificare? Non credete che siano troppi? Non credete? Non è una cosa che nasce sulla base di una questione funzionale, di miglioramento della struttura del Parlamento, di miglioramento della funzionalità. No, i cittadini, quelli che votano per il sì, non è che hanno votato per la funzionalità del Parlamento. Secondo me hanno votato semplicemente perché li vogliono tagliare, perché sono troppi, perché non si fidano. Quindi questa è una questione su cui dibattere, ma ora parola ai conduttori. Che cosa ne pensate del taglio dei parlamentari? Che cosa ne pensate dei risultati delle regionali? Quali sono le vostre opinioni in merito? Linea allo studio. Eccoci tornati in diretta, abbiamo Eccoci ascoltato qui. il nostro Luca Clementi di La Presse che non ci ha voluto abbandonare nonostante i suoi mille impegni. Allora ne parlavamo qui in studio con Michele che però mi ha detto la sua ma non si vuole troppo esporre, quindi io vi dico Sì. in breve un commento, un mio commento, ok? Se mi lasci Sì, la sì. parola là, io ti dico, Luca, mi rivolgo a te che sono assolutamente d'accordo con te. Concordo sul fatto che l'elettore medio abbia visto un po' questo referendum quasi come come una possibilità di eliminare i rami secchi, o meglio, adesso non voglio utilizzare parole forti, però un po' la feccia, quella che viene considerata la feccia perché i politici abbiamo visto che l'elettore medio non si fida assolutamente. Quindi, secondo me, questo referendum è stato percepito più come un li volete mandare tutti a casa o li volete mandare la maggior parte dei politici a casa? L'elettore medio ha detto sì e quindi ha votato sì. Tant'è vero che poi c'è stata una grandissima maggioranza, no? Mentre invece non si è guardata quella che dovrebbe essere la funzionalità di questo provvedimento, e comunque La qualità, diciamo, sì. ci saranno altri procedimenti da affrontare. Non è che è un provvedimento che è subito Messo in effettivo, pratica, è no? subito effettivo. E poi un altro concetto che mi è piaciuto espresso da Luca: il fatto che adesso non ci sono più le ideologie di destra o di sinistra, cioè tutti i partiti, diciamo che dicono un po' tutti la stessa cosa. Perché? Perché Sì. il loro scopo è quello di farsi votare. Quindi, che ne so, prendono il problema sociale di quel momento e ne fanno una loro battaglia per essere votati alle elezioni. Quindi ti capiterà magari che un partito di destra e un partito di sinistra propongano esattamente le stesse riforme. Tant'è Sì. vero che all'inizio nessuno voleva questo taglio dei parlamentari, adesso che il taglio dei parlamentari ha vinto, tutti sembrano contenti. Sì. Andiamo in pausa e torniamo con un grandissimo collegamento. Che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito?
Son certo che nessuno te l'ha suggerito. In fondo pure tua sorella ha detto lascia stare, che con quelli così si sa che ci si va a inguaiare. Ma poi mi ha scritto in poco tempo e forse io mi sento che forse un po' ti penso. Dio che fastidio. Però mi si ferma al battito quando ti incontro per strada, sembra un derby di coppa. Noi siamo super classico e riempirei di mazzate quel tuo vecchio ragazzo che è un coglione galattico. E c'è una parte di te che è una parte di me che non andrà via in un attimo. Forse dovrei essere elastico, un po' elastico, baby. Ora che fai? Mi hai fregato così, non si era mai sentito. Io dentro la mia testa non ti ho mai invitata. Vorrei scappare che sei bella incasinata. Ma poi ti metti sopra me e mi metti giù di forza. Sembra che balli ad occhi chiusi, sì, sotto alla pioggia. Poi stai zitta improvvisamente, ti chiedo che ti prende. Tu mi rispondi niente, Dio che fastidio. Però mi si ferma al battito quando ti incontro per strada, sembra un derby di coppa. Noi siamo super classico e riempirei di mazzate quel tipo che ci prova, che è un coglione galattico. E c'è una parte di te che è una parte di me che non andrà via in un attimo. Forse dovrei essere elastico, un po' elastico, baby. Ti annoierai un giorno proprio quando meno te lo aspetti, come se togliessi la maschera e tu t'accorgessi che a stare vicino vediamo meglio i difetti. E mi dimenticherò e tu ti dimenticherai, come se tutto tra noi non fosse successo mai. Poi ci penseremo ogni tanto, io insieme ad un'altra, tu insieme ad un altro. Dio che fastidio. Però mi si ferma al battito quando ti incontro per strada, sembra un derby di coppa. Noi siamo super classico e riempirei di mazzate quel tuo nuovo ragazzo che è un coglione galattico. E c'è una parte di te che è una parte di me che non andrà via in un attimo. Forse dovrei essere elastico, un po' elastico, baby. Eccoci di nuovo in diretta, una grande hit questa di Ernia, super classico. Mi ha detto Michele che l'ha particolarmente apprezzata. Ti è piaciuta questa canzone, Mick? Sì, parecchio, l'ho ascoltata anche altre volte, non ricordo dove, però infatti il sentivo che la canticchiavi. Sì. Qui è Febbra 90, siamo in diretta, ve lo ricordo come al solito. RadioRomaFutura.it, in studio con voi i vostri Marco Fabio Ceccatelli e Michele Zoffranieri. Oh, sentitelo carico. Tra l'altro, adesso gli lascio la parola perché ha da dirvi qualcosa. Sì, riguardo al discorso prima che parlavamo appunto dei politici, di queste cose qui, Rino Gaetano, che li bastonava parecchio, in una sua canzone disse che partono tutti incendiari e fieri, ma quando arrivano sono tutti pompieri. Quindi questo riassorbe, diciamo, le cose che stanno succedendo. E invece, per qua ci volevi anche dare nella tua, diciamo così, rubrica storica, una piccola pillola di un personaggio. Sì, particolarmente. Ora, sì, sì, particolarmente. Ora non... Sì, particolarmente interessante. Ora non dirò proprio le date, le cose precise, importa, perché voglio essere breve. Esisteva quando Roma sconfisse Cartagine dopo la terza guerra punica. Roma iniziò pian piano la conquista di tutta la penisola iberica, quindi di tutta la Spagna e il Portogallo, l'attuale Spagna e Portogallo. Ora c'era un popolo che era situato più o meno tra Spagna e Portogallo, che erano appunto i Lusitani. Questo popolo era un popolo restio all'attacco dei Romani, quindi alla colonizzazione romana della zona. E era così tanto restio che uno dei suoi comandanti, Viriato, di cui parliamo oggi, ha tenuto in scacco Roma per ben 8 anni grazie a una tattica di guerriglia. Quindi lui faceva come la moderna tattica di guerriglia: i Romani cercavano le battaglie sempre in campo aperto e lui invece cercò sempre di nascondersi tra i folti boschi o tra le montagne dell'Iberia, perché lì è molto pieno di questi terreni impervi e quindi è l'ideale per imboscate e cose del genere, e riusciva appunto a fare imboscate e a tornare indietro. Roma ci mandò addirittura 2 dei suoi migliori generali
e non riuscì a sconfiggerlo fino a quando ci mandò un terzo generale che lo fece uccidere addirittura da due dei suoi luogotenenti tramite un tradimento, promettendo loro oro. E in più, la chicca ancora più interessante è che quando questi due tornarono da questo generale per chiedergli, per chiedergli appunto la ricompensa, lui rispose con una celeberrima frase in latino: Roma non tratta con i traditori. Quindi Bella, questa è un po', bella. diciamo, come ha ragionato Roma in quella situazione. Mi ricordo un po' quella tecnica di guerriglia, un po' anche quella che fecero i russi con Napoleone, no? Nelle Sì, disfatte. oppure anche i vietnamiti del nord nella guerra del Vietnam, Esatto, mentre gli Stati è vero. Uniti gli lanciavano le peggio bombe, loro facevano addirittura trappole per terra nella Le mine giungla. antiuomo, Sì, no? mettevano, sì, ma non solo, anche trappole artigianali proprio costruite, erano trappole particolari Ecco, praticamente. ne parliamo delle trappole anche col buon Valerio Barberi che è in collegamento. Siamo in diretta, Valerio del Milanista.it. Ciao Vale. Ciao Vale. Ciao, ciao Siamo qui con ragazzi, Michele buon pomeriggio, Zoffranieri. scusate il ritardo. No, Ciao figurati. Michele. Tranquillo. Ma io ho letto, mi scrivevi Samp Caicedo, che intendi, scusa? O Samp Caicedo. era. Sì, no, 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 no. Novità assoluta. Allora. Dalle parti di Genova sono un paio di giorni che si parla di questa eventualità di Caicedo alla Sampdoria, in virtù anche del buonissimo rapporto che c'è tra Lotito e Ferrero, Pensate, addirittura. ed è una trattativa che era legata alla possibilità di uno scambio con Ramirez, Gastón Ramirez, calciatore della Sampdoria numero 11 blu cerchiato, che ha i contratti in scadenza nel 2021 e non rinnoverà con la squadra di Ferrero perché, insomma, le sue richieste sono alte per le casse blu cerchiate, diciamo sul più o meno superano il milione di euro. La prima offerta era di 1,100, 1,200 mi sembra troppo poche. Sono arrivate offerte dall'Arabia, dalla Shabab per la precisione. Ora, non mi ricordo se è precisamente Arabia Saudita, sono sincero. Comunque la Shabab ha provato a prendere il calciatore prospettando un triennale da 3 milioni di euro, che il calciatore ha rifiutato perché vorrebbe restare in Italia. Lui, se fosse per lui, resterebbe a Genova, però ha chiesto un rinnovo pesante, così come era stato per Linetti. Infatti Linetti è andato al Torino. E il Torino stesso è interessato a Ramirez perché comunque Giampaolo ha dimostrato, no, in questa sessione di calciomercato di essere particolarmente interessato ai suoi ex calciatori, da Riccardo Rodriguez a Murru, allo stesso Linetti, ha chiesto Torreira dell'Arsenal, ha chiesto Andersen del Lione, ex Sampdoria, e quindi la possibilità anche di portare un calciatore di qualità a Torino, che poi è quello che manca al Toro, lo stuzzicava. Dato che tornando alla Lazio c'era questa evenienza, si parlava di un possibile scambio perché anche Caicedo non rinnoverà, il contratto è in scadenza nel 2022, però la Lazio ha praticamente chiuso Pereira, non so Sì. se avete letto le Sì. dichiarazioni anche di Dare, no? Ma Quindi diciamo che ovviamente l'arrivo di Pereira allontana Ramirez dalla Lazio e le cifre si sono va. quelle che si leggono, cioè prestito diritto di riscatto 27 milioni di euro giù di lì? Per 2 anni, Sì, mi sembra anche. sono proprio quelle. Tra l'altro un'operazione un po' atipica per la Lazio, no? Il prestito è qualcosa che Era non. ora, sì. Sì, questo sì, anche perché voglio dire, comunque sia la Lazio in questa sessione di mercato ha speso, secondo me, non bene, però è una delle società che ha speso di più in Serie A in assoluto, visti i tempi che corrono. Quindi comunque Sì. portare a casa un'operazione come quella di Murici da 20 milioni di euro o qualcosa di più è un'operazione che pochissime società in Italia hanno fatto e secondo me anche in Europa, no? A meno che facciamo l'esempio dell'Atalanta che sì, ha speso 14 per Miranchuk, è riuscito a fare altri colpi, no? Piccini o Mojica dal Girona. Però ha venduto Castagna a quasi 25 milioni di euro al Leicester, cosa che invece la Lazio, insomma, non ha fatto queste grosse uscite, è quello che attualmente sta bloccando il mercato biancoceleste.
Quindi niente, diciamo che la notizia di Caicedo, c'è questo interessamento tra